La scuola è così noiosa. Non vorresti renderla più divertente? Beh, allora resta con noi perché ti mostreremo alcuni trucchi geniali fatti apposta per la scuola. Mettiti comodo e goditi questi divertenti e utili trucchi scolastici. Grande, il mio foglietto è pronto per l'uso. Che dici, l'insegnante lo noterà? Forse è meglio farlo più piccolino. Vediamo se l'insegnante se ne accorge. Ehi, è troppo grande persino per questa taschina. Delle equazioni così lunghe non entrano su un pezzo di carta così piccolo. Dai, entra! Accidenti. Non posso mica memorizzarle tutte. Jennifer, sei stressata per l'esame di domani? Prendi! Aha! Molto divertente! Wow! Oh, poverino! Aspetta, ho un'idea geniale! Vuoi un foglio per barare? Scrivi le tue equazioni su un palloncino. Poi, sgonfialo e mettici sopra del nastro per assorbire l'inchiostro bagnato. Poi mettilo sopra l'unghia. È così piccolo! Nessuno ci arriverà! Adesso sì che sono pronta! Questo sì che era un trucco utile! Aia! Oh no, mia madre mi ucciderà! Non ci posso credere! Signorina, non accettiamo brutti voti! Sono così delusa! Ah, mi fa male la pancia! Ehi, Jen! Cosa ti è successo? Sai che ci sono modi per correggere quella F, non è vero? Fammi vedere! Basta modificare alcune linee, no? Ed ecco una A! Sei geniale, Kate! Ecco, prendi la mia barretta! Oh, grazie! Ah, il dolce sapore della vittoria! Vuoi sapere cos'altro è dolce? Con un po' di creatività puoi cambiare quasi tutti i voti! Perché accontentarsi di una D quando si può avere una A? Da paura! Un modo geniale per sfruttare la propria intelligenza! Mi chiamano il trasformista! Quando si tratta di studiare, è una questione di ordine e organizzazione. Ed evidenziare è quello che ci vuole. Questo test sarà un gioco da ragazzi. Ehi, bisogna bere per concentrarsi meglio. E adesso ricarichiamoci. Ai! Insomma, stavo dicendo. Sì, certo. Jennifer! No! Il mio compito! Non sono giocattoli, Jennifer! Come faccio adesso? Kate, stai calma. I limoni non servono solo per fare la limonata. Wow, ma come hai fatto? Che frutto magico! La prossima volta che evidenzi qualcosa e poi cambi idea, un limone può salvarti la giornata. Figo, non è vero? Assicurati di usare un altro limone per la tua bevanda. Spero che entri tutto in borsa. Sono in ritardo? Perché mi succede sempre? Su, entra! Per favore, chiuditi! Wow! Ammazza quanto sono forte! Addio puntualità! Forse non sto ragionando lucidamente. Già, e io so esattamente cosa fare. Vuoi ottenere il massimo dalla tua felpa? Metti tutto al centro in questo modo e avvolgi tutto usando il cappuccio. Tira il cordoncino e poi fa un bel nodo. Quindi crea un cinturino con le maniche. Meglio se il nodo è doppio.
Ehi, guardate che borsa che ha Kate! Ha persino una tasca per il telefonino! Bella! Jennifer, è più carina la maglia blu o quella rossa? Meglio quella rossa. A proposito, hai la scarpa slacciata. Accidenti. Oh, non rimane mai allacciata. Ecco, tutto a posto. Kate? I tuoi lacci? Ah? Ma stai scherzando? Ora basta, mi comprerò le scarpe con il velcro. Non importa come le leghi, si sciolgono sempre. Forse è una questione di nodo. Wow, guarda che manualità! Una volta fatto il nodo, metti questi due attraverso il buco. Ora incrociali e tira forte. Ora hai come delle orecchie di coniglio. Quei lacci non si scioglieranno più. Lo sapevo che avevo lasciato i fantasmini qui. Ecco qua. Ma dov'è l'altro? Non può essere mica sparito, giusto? Perché si perdono sempre? Deve essere qui da qualche parte. Divento matta quando succedono queste cose. Eh? Ma dai, sul serio. Almeno è dello stesso colore, giusto? Ma forse sono più simili di quello che credevo. Trasforma una calza in un fantasmino in pochi secondi. Tiralo giù e infilalo sotto il tallone in questo modo. Continua fino ad arrivare alla punta dei piedi. Mettila sotto e tirala indietro sopra al tallone. Ora sembra uguale. Chi ha bisogno di calzini accoppiati quando si ha l'ingegno? E non si vede la differenza! Wow, è così figo, non è vero? Potrei ascoltarlo per ore. Grazie per avermi accompagnato al mio armadietto. Devo solo prendere i libri! Jennifer, occhio! Wow, che casino! Aspetta, dove stai andando? Sembra che tu abbia perso una bella occasione a causa del tuo disordine. Quanto mi mancherà quel sorriso! Oh, sembra proprio che dovrei rimettere in ordine. Hai il cartone delle patatine fritte? Attaccalo all'armadietto con un magnete. Ora puoi metterci qualsiasi cosa. Ora sì che va meglio. Ti piace, eh? Credo di essere troppo ossessionata dall'ordine. Dai, che possiamo riprendere da dove abbiamo lasciato. Pensi che questi trucchi scolastici potrebbero piacere ai tuoi amici? Beh, allora assicurati di condividere questo video e non dimenticare di iscriverti al canale YouTube 123GoSchool per altri bellissimi trucchi.